Roberto e Marina hanno deciso di sposarsi dopo 8 anni di fidanzamento. Noi siamo fatti per stare insieme. Mentre Marina è una donna molto decisa. Non mi metterei mai una roba del genere. Roberto è un inguaribile romanticone. Buona giornata, amore. Con solo 3 settimane a disposizione. Domani mi sposo. La vedo difficile. E con un budget di 15.000 euro. 220 euro, dove vuoi che vada. Riuscirà Roberto ad accontentare Marina? Assolutamente no, sono orrenda. E organizzarle un matrimonio da favola? Primo che mi dice che organizzare un matrimonio è facile, gli spacco la faccia. Marina e Roberto si sono conosciuti 8 anni fa. Allora, ci siamo conosciuti in spiaggia, Riccione. E chi ha fatto la prima mossa? Io. Anche lei ha lanciato dei messaggi. Io ho sorriso ai momenti giusti. Non sono la persona che cercava il principe azzurro perché non mi interessava. Lui mi ha detto, no, tu devi capire che noi siamo fatti per stare insieme. Ho sottovalutato il nemico e quindi sono stata accalappiata. È come un cagnolino che abbaia, vai lì, le fai le carezze e torna buono. Con te. In effetti Marina ha un carattere molto deciso. Mio, 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 e questa è la parte sua. I ruoli nella coppia sono perfettamente delineati. Lei voleva preservare, diciamo, le murature vecchie. E lui non voleva fare fatica. Ha vinto Marina. Il risultato? Che è stato... È migliore. Migliore. Fate i biscotti. A cosa? Con le mele e la cannella. Buoni come al solito, Roby. Domani cioccolata. Va bene. E anche sul lavoro Marina ha le idee chiare. L'abbigliamento ovviamente per me è una cosa importante perché definisce una parte di te. Effettivamente sarà un po' complicato per lui, io non vorrei trovarmi nella sua situazione, no? Riuscirà Roberto ad azzeccare l'abito da sposa adatto a Marina? È la persona che prende la forma del vestito da sposa, no? Insomma, Marina è abituata a prendere tutte le decisioni, ma il giorno più importante della sua vita è in mano a Roberto. Come andrà a finire? Non mi sento preparato sull'argomento, perché devo mettere insieme le cose, però non sono preparato. È arrivato il momento di separarsi. Con 15.000 euro e 3 settimane di tempo, riuscirà Roberto a regalare a Marina un matrimonio indimenticabile? Vabbè, dai. 3 settimane, amore. Vabbè. Vabbè, l'importante è che ti prendi tutto. Andavo a dormire sotto un ponte. No, dai. Ma non ho la testa proprio, cioè posso guardare, riguardare, ma non... Vabbè, ascolta, prenditi un po' le robe, eccetera, eccetera. Ma non preoccuparti, dai, ce la faremo. Poi ti dico, per me l'importante è ronfare, adesso. Cioè, nel senso, non perché mi manchi, ma perché, cioè, se domani vogliamo essere operative al lavoro... Ok. Ciao, ciao. Vai. Ciao amore. Ciao, ci vediamo tra 3 settimane. Ciao amore, tranqui. Dai che sei un grande, vai. Ma ti dico, alla fine cioè, per me non è un problema, nel senso che comunque a tutto c'è rimedio, se non alla morte. La cosa positiva è che tra 20 giorni saremo marito e moglie, ci sposiamo. Speriamo che vada tutto bene, che comunque vada, sarà un successo, ecco. Roberto si trasferisce a casa dei suoi genitori fino al giorno del matrimonio. Bisognerà fare un programma, bisognerà vedere da dove iniziare, bisognerà... capire come muoversi, bisognerà pianificare, ottimizzare i tempi. E Marina cosa dice? Il mio pensiero di adesso è mettere via l'avanzo di pasta di stasera,
che quindi domani sera ho già la cena assicurata e andare a letto. Pensiamo a dove dormo stanotte. Accompagnato da due amici inizia l'avventura di Roberto. Destinazione Jesolo. Dove stiamo andando di preciso? Stiamo andando a vedere la celebrazione di un matrimonio in spiaggia, come piacerebbe a me. Possibile che siamo arrivati appena in tempo, fortunatamente. I ragazzi si imbucano ad un matrimonio su una terrazza vista mare per prendere spunto. Allora, c'è tre opzioni nel sito. Opzione spiaggia proprio, qua in terrazza, oppure al golf club. Roberto si trova davanti alla prima di una lunga serie di scelte. Celebrare il matrimonio sulla spiaggia o in terrazza? E intanto Marina, insieme alla sua amica Laura, pensa alla cerimonia dei suoi sogni. Ma dove ti piacerebbe, tipo, sposarti? Cioè, la cosa più bella del mondo sarebbe sposarmi in riva al mare. Che chic! Sì, certo. Come Brooke Ridge. Sì, esatto. Oh, cara! E infatti Roberto, che sa cosa vuole Marina, si precipita a vedere la spiaggia. Generalmente andiamo da quel paletto bianco con la cappella rossa, arancione, un po' più in là, a quello. Noi ci riserviamo sempre un quadrato dove fare i nostri allestimenti. Qua si tratta di decidere cosa e quanto allestire. Ok. Un arco fatto, cioè, di fiori con le sedie ricoperte per gli ospiti. Sì, questo effetto un po' scenografia. Un po' catwalk, via. Ok. Sì. Ma è tutta roba che devo organizzare io, questa? Quello è una cosa che dovete riprocurare tutti. Ma poi bisogna pulire o vi arrangiate voi? Ma ti pare? Torniamo a noi. Cerimonia in spiaggia o terrazza? Davide, tu cosa mi dici? La spiaggia, secondo me, dà un senso, una bella atmosfera. Se Marco preferisce la spiaggia, in due contro uno. Sì, la spiaggia è più fascino, sicuramente. Tra la spiaggia e la terrazza, per adesso la terrazza. Non c'è niente che potrebbe farmi cambiare idea. Cominciamo bene. Meglio pensare alla data. Allora, so che non dovrei pensare al lavoro, però lavorativamente per me sarebbe più facile prendermi una domenica. Un infrasettimanale oppure la domenica mi sarebbe più comodo di un sabato, perché il sabato lavorativamente per me è la giornata un attimino più tosta. Quando vuoi sposarti? Sono in ballottaggio due giorni, il 28 e il 29. C'è disponibilità? Pagate di più la domenica. 28, quindi. Il 28 va bene un sabato, vero? Quindi aggiudicata. Aggiudicata, questa volta. Pur di sposarsi di sabato, Roberto è pronto ad organizzare il matrimonio in soli 16 giorni. Ce la farà? Ma se qualcosa non andasse come tu l'avevi pianificato, o comunque andasse storto, come la prenderesti tu? Cosa faresti? Cosa farei? Finta di niente al momento, perché altrimenti Roberto ci lascia le pene. Povero! Sì. Beh, Marina, sposa bagnata, sposa fortunata. Oddio, speriamo bene, cavolo. È un nuovo giorno. Roberto, con suo padre e il suo amico Davide, visita come prima location per il ricevimento un ristorante vista mare a Jesolo. Allora, le persone sto valutando un attimino, sto vedendo chi viene, chi non viene. Comunque presumo saranno tra le 60 e le 70 persone. La disponibilità è per quel periodo lì, ce l'abbiamo. Come allestimento? Allora, avete qualcosa di particolare? Allora, come allestimento è quello che vede. Nel frattempo, Marina visita insieme a sua mamma una location da sogno. L'Excelsior, un hotel 5 stelle lusso affacciato sulla laguna di Venezia. Iniziamo un po' a fantasticare, sì, su questa giornata. Questa è la nostra lobby, dove un po' è il centro, il fulcro, anche durante, non so se conoscete, la mostra del cinema, sì, dove arrivano tutti gli attori. Già da dentro è comunque uno spettacolo. Beh, è un posto magico, nel senso che comunque penso che per chi ama la spiaggia e come me, sicuramente sarebbe, cioè, la location ideale.
poi solo tutto il ristorante tuo. Perché? Perché per la sera io prendo su tantissime prenotazioni, qui arriviamo a tanta gente. L'Excelsior invece dispone di una spiaggia privata al riparo da occhi indiscreti. Vuol dire che comunque è una cosa bella anche per gli ospiti, perché cioè, sembra quasi... Di avere l'hotel in esclusiva. Se Roberto vedesse una cosa del genere sicuramente non potrebbe dire che non è il suo ideale di location. E come prezzi? Come allora si gira da un minimo di 100 a un massimo di 200. Preferirei il ristorante... Allora sai che il prezzo è molto più elevato. Perché sai, se tu fai il conto, il 40-50% in più. Più di 200 euro a persona. Voi cosa dite? Secondo me non ci stai mica dentro. Lui sarà sempre combattuto fra quanto mi vuole qua, quanto mi vuole là. Raccogliamo tutte le idee, mettiamo insieme tutte le cose. Bisogna vedere anche il vestito, su che budget stiamo. Dobbiamo vedere anche il mio vestito, se il vestito di Marina, che è il mio, quanto incide come costo. Dobbiamo vedere se vogliamo fare magari un qualcosa di effetto, tipo una barca per trasportare Marina. E non ho le idee ancora chiare. Secondo tentativo. Spaventato dagli elevati costi, Roberto rinuncia al mare e visita una trattoria. Questa è la sala principale, sì, dove comunque daremo un certo allestimento, poi vedremo, insomma. Sala dove è stato girato il film C'era una volta in America con Robert De Niro. Molto bello, è un po' l'ideale che mi ero creata di matrimonio fuori dal tempo, ok? Questo Dior aperto, dove potremo allestire tutta la serie dell'aperitivo. Siete all'interno ma allo stesso tempo... Sì, dentro e fuori. Sì, sì, anche magari con tutta la parete, con le vetrate, riuscite a comunque ad avere la comunicazione, no? Sì, tra sì, l'interno sì, e sì, l'esterno. Dal punto di vista economico è andata bene. Mi aspettavo dei prezzi più alti. Insomma, devo un attimo ragionarci, così a mente fredda. Per la location della cerimonia, Roberto ha le idee ancora poco chiare, ma finalmente prende una decisione molto importante. Sono stato indeciso tutta oggi. Alla fine ho deciso per la spiaggia, adesso l'ho confermato, mi sposo in spiaggia il 28 sera alle 8. Mi costerà 1.500 euro, ma ne vale la pena. Disorientato dalla ricerca della location, Roberto si dedica a qualcosa di altrettanto importante, il suo abito. Vedi, come ti dicevo, aperto, che ti slancia un attimino, ti dà un tocco, secondo me, molto, molto carino. Ti piace? Sì. Mi piace molto. Giacca e pantalone siamo sui 5,50. 150 di gilet, cravatta e fazzolettino. E camicia siamo 120. Quindi totale? 820. L'accendiamo. Grazie. A te. Mancano solo 11 giorni al matrimonio e finora Roberto ha acquistato soltanto il suo abito, spendendo 820 euro. Non c'è tempo da perdere. Roberto visita la terza location, un'antica dogana trasformata in un ristorante. Sarà la volta buona? Arrivare qua tutti e due in motoscafo sarebbe molto scenografico e sarebbe proprio una cosa eccezionale. Finalmente, un po' di ottimismo! Confidando sempre nel bel tempo. Anzi, diamo un'occhiata, oggi non è che ho dato un'occhiata. Sabato 28, pomeriggio. Mamma mia, c'è una nuvoletta però. C'è una nuvoletta. Diciamo che no, non dovrebbe piovere, eh.
ad oggi. Ma è luglio e c'è un sole che spacca le pietre. Buongiorno. Mi è piaciuta molto l'idea della vecchia dogana restaurata. Vedo anche che comunque il posto è molto bello. Saremo intorno tra i 60 e le 60 e le 70 persone. Disponibilità per il 28. Allora, la disponibilità, variamo subito, c'è. La zona più richiesta è questa, quest'angolo che vede Venezia, che vede Burano, vede le isole, quindi molto location. Che tipo di menù? La nostra specialità è il pesce. Se mi puoi fare una proposta, allora, tu mi hai detto che sei tra gli 80 e 100. 80 e 100. Il posto mi piace e lo blocco. Quindi, calcolando 80 euro per 60 persone... 8 per 6, 54, 5.400 euro. In realtà fa 4.800, ma l'importante è che Roberto abbia finalmente trovato la location. Ora manca tutto il resto. Allora, io ad oggi non ho ancora il numero degli invitati, ho solo una stima. Non so se verranno tutti, magari qualcuno non viene. Cioè, ad oggi non li ho ancora invitati tutti, insomma. 14 persone invitate fino adesso. Che si fa? Il problema è che Roberto si è dimenticato di invitare al matrimonio la persona più importante, la sposa. Cioè, so che le mie amiche continuano a dirmi: quando vi sposate, dimmi la data, secondo te è più probabile una data o più probabile un'altra. Per quanto poco, comunque, magari ci starà pensando. Cioè, non so. Insomma, non penso che Roberto si dimentichi di dire a me quando ci sposiamo. Spero che, insomma, non lo so, cioè, lo dica prima a me che agli altri. Mi deve mandare un... Per me è stressante aspettare le cose che cadono dal cielo. Riesco comunque a gestirmi lavorativamente. Spero, cavolo, spero che... Massimo, se è il matrimonio di mattina verrò a far chiusura al negozio, cosa vuoi che ti dica? Mentre il nervosismo di Marina cresce di giorno in giorno... Non mi piace il giacchino, mi sembra di essere mia nonna che ha freddo. Roberto è concentrato sull'obiettivo. Colpo di scena per gli invitati e adesso mi riposo, me la godo. Tralasciando però dei particolari molto importanti. Cazzo. Riuscirà a portare a termine la sua missione? Non è facile. A tra poco con Non ditelo alla sposa. Per poter realizzare il loro sogno, Roberto e Marina si sono dovuti separare per 3 settimane. Andare a dormire sotto un ponte. Mentre il sogno di Marina sta prendendo forma... È un po' l'ideale che mi ero creata. Roberto comincia a vacillare. Mi sembra di non aver fatto niente. L'organizzazione del matrimonio si trasforma in una corsa contro il tempo. Io ad oggi non ho ancora il numero degli invitati. E la cosa getta Marina nello sconforto. Insomma, non penso che Roberto si dimentichi di dire a me quando ci sposiamo. Mentre la sposa comincia ad agitarsi, Roberto ha un piano serratissimo da rispettare. Stamattina ho fatto la prova dell'abito, devono solo stringerlo e sistemarlo perché ho perso 2 centimetri di girovita, mi sto consumando con questa organizzazione. Niente, adesso devo cercare gli accessori per l'abito, direi che il grosso è fatto, adesso mancano i dettagli. Dettagli tipo l'abito da sposa, le partecipazioni e le bomboniere. E in soli 10 giorni. Cintura acquistata, 40 euro. I gemelli li ho trovati, 23 euro. E adesso andiamo in cerca delle scarpe. Ho preso anche le scarpe, missione compiuta. 150 euro. Il mio vestito è completo. Nonostante il grande affare per il suo abito, Roberto non si è dimenticato di Marina. Com'è quella roba? 28.07 che cade di? Sabato. Ah. Cosa? 28! Che bello! Che bello! Bellissimo! Non vedevo l'ora che fosse di sabato. Adesso chiederò ovviamente asilo politico alle mie colleghe e che gentilmente spero me lo concedano. E ragazze,
niente da bere? Marina non è contenta della data. Le sue amiche tentano di farle tornare il sorriso con un bel brindisi. Un brindisi per la sposa! Futura sposa! Ma ci sono altre due sorprese da parte di Roberto. Speriamo bene. No, non so se è il bouquet magari, che devo conservarlo fino al 28. Un po' ingombrante. Allora, amore, a questo punto manca poco più di una settimana al nostro matrimonio. La sera i pensieri annebbiano la mente e prendono il sopravvento. Una cosa però rimane ben chiara e scolpita nel mio cuore, l'amore che provo per te. Il 28 del 7 sarà un giorno importante per noi e soprattutto l'inizio del coronamento dei nostri sogni. Sicuramente la lettera è scritta di fretta perché, cioè, queste parole per lui è come fossero... Ecco, cioè, Roberto che mi scrive queste parole è come mi avesse scritto un SMS. La data ce l'abbiamo, almeno una cosa. No. Per ore non però... ce l'abbiamo. Ma... almeno la data, dai. Com'è stato questo periodo? Io mi abituo a stare da sola dopo due giorni, cioè alla fine mi sono ripresa tutti i miei spazi e sono tranquillissima. Cioè potrei andare avanti un anno, nel senso. Sì, va un anno. Roberto le ha provate tutte. Non è facile intenerire Marina. Figuriamoci sceglierle l'abito da sposa. Se non lo vedo come sta addosso, cioè non, come faccio io a scegliere una roba del genere? Prendiamo una ragazza più o meno con la corporatura di Marina e facciamo provare. Andiamo, dai. Andiamo. Mi viene già da ridere, ma... Mentre Roberto brancola nel buio, Marina è pronta a sognare. No, vero? Ma il tatuaggio si vede dietro, sì, purtroppo. Io le nasconderei. Io le nasconderei anche. Le ali. Assolutamente no. Sono orrenda. Orrenda. Marina è a caccia dell'abito dei sogni. Invece Roberto è determinatissimo nel trovare una modella. Volevo chiederti se riuscivi a provarti il vestito, a vedere come... Non è che posso... Sì, sì. Potresti provare un vestito? Io? Per vedere come... No. A parte sfortuna. Dopo qualche tentativo, Roberto getta la spugna, ma Davide non si dà per vinto. Abbiamo trovato una ragazza per provare il vestito. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Diciamo che ha un futuro come modella. Come sto? Marina prova un tubino corto, quello che ha sempre desiderato. No, un bel abito per andare a battesimo magari de... Una forma troppo semplice. No, no. Mi vedo un po' troppo la sposa già vista, rivista, che carina. Però non mi piace il giacchino. Non è per me e non è sopra sto vestito perché mi sembra di essere mia nonna che ha freddo. Ma se Roberto avesse scelto un vestito colorato, cosa faresti? Basta che non sia rosso. È bellissimo anche questo, ma lei sta bene con... vestito, bellissimo. Veramente bello. Questo, diciamo, è secondo me la prima opzione, bellissima. Mamma, questo è per te. La coda è un po' fastidiosa, mi fa sporco, mi fa casini, gente che è sporco. Io sono una donna del 2012 che quando si sposa vuole saper portare quello che ha addosso. Scusa, amore, posso dire una cosa? Dimmi tutto. Allora, se tu hai una coda così lunga e ti devi muovere, puoi sempre fare così. Via. Lenzuolo de... Va bene. No, no, assolutamente no, sembra un quadrato. Via. No, 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 non mi metterei mai una roba del genere.
Ok, questo mi piace. Questo mi, cioè, lo prenderei. Questo lo prenderei subito. Cioè, non avevo notato, cioè, pensavo fosse solo... Invece è proprio... A me piace. Bellissimo. Quando ho visto la modella che si girava e dava, diciamo, la rotondità al vestito, per un attimo ho visto Marina, l'ho vista vestita. Questo è il mio abito, senza spalline, perché secondo me mi valorizza. Comunque è molto stretto, continua a piacermi con quel corto. E se avessi qua Roberto, gli direi, l'importante è che mi stia bene, non so come farei a capirlo. La scelta è fatta. Sapere indicativamente quanto costa? 1.800 euro. Ci siamo? Sì. 1.800 euro per un abito lontano dai gusti di Marina. Non è stretto, non è corto, ha le spalline e perfino la coda. Speriamo bene. Dopo l'acquisto più importante, Roberto si lancia in una scelta difficile. I fiori e il bouquet. Il vestito della sposa comunque è bianco. Sì. Un vestito classico. È un vestito... Me lo immagino non a cascata, perché non sto tenendo in braccio un bambino. Magari una piccola parte cadente la creerei. Il cascante è così, guarda. Sì, che si vede più il bouquet. Arrivi a 6,60. E dopo i fiori arriva il turno delle bomboniere. Le bomboniere, allora, perché dire inutile, ma diciamo inutile, non è la qui presente che decide, quindi io alzo le mani. O il casco, o la gallina, o la mucca. Non lo so, lo vedo indeciso, secondo me ci mettiamo 2 giorni. Vabbè, dai, ho trovato, più facile del previsto. Mi sembra di avere fatto abbastanza anche in fretta a sceglierle. Come diceva mia nonna, qualsiasi roba che ti fa ti sbagli, quindi a volte è meglio far meno che di più. Per 325 euro Roberto si assicura 3 cornici d'argento, 2 caffettiere e dei cubetti di plexiglass per i confetti. In cassa rimangono 3.200 euro e i giorni che lo separano dalle nozze sono appena 8. E la sposa? So che lei comunque in foto, cioè, viene sempre bene. È bellissimo, come mi piace. Che belle, bellissime, eccezionale. Questo mi ha veramente colpito. E il prezzo? Praticamente viene 1.930. 1.930. Affare fatto, grazie. Spiaggia Jesolo. In costume? Perfetto! Quasi 2.000 euro di fotografo. Il budget si riduce drasticamente. Bellissimo. Questa è l'orchidea. Che bella. L'inglesina con il nastro in cristalli. Poi commestibile anche il nastro in cristalli? O... No, questa è la perla di Venezia. Quanto viene questa come prezzo? 420 euro. Io direi che va bene, la torta è bellissima. Sta prendendo forma, un bel matrimonio. Prima di vantarmi però ci penso un attimino. Devo vedere se come ragioniere sono altrettanto bravo. C'è ancora tanto da fare. Ad una settimana dal grande giorno, Roberto si decide a fare 2 conti. Siamo a 11.780. Più tutte le altre previsioni di spesa. Sono 15.620. Cioè, è difficile anche pensare a che cosa rinunciare. Ma se hai ancora 1.200 euro, qualcosa a cui rinunciare ci sarà. Io ho regalato un paio di scarpe a Marina. Belle, alte,
Ma Roberto, proprio alle scarpe della sposa vuoi rinunciare? Qui finisce male. Cioè, per come sono io taglierei la dio nobilata celibata. Però... La mattina dopo è tempo di festeggiare proprio il suo addio al celibato. Dopo l'agguato, finalmente la giornata si trasforma in un'allegra scampagnata. Ma prima un po' di teoria. Lanciarla addosso a persone. La teoria ce l'abbiamo. Manca la pratica. Lo sposo è ubriaco, si può partire. In acque gelide non è facile pensare al matrimonio. A domani si riprenderà non so cosa riprende domani, non so, vediamo domani. L'addio al celibato è costato a Roberto 400 euro. Dopo la giornata devastante che abbiamo fatto, e sicuramente ho preso un raffreddore micidiale, ma comunque una stanchezza pazzesca che non pensavo, e sono veramente stanco oggi. Ho perso un po' di vista il discorso dell'addio nobilato. Adesso devo risolverlo con la minima spesa e la massima resa. Roberto si butta nell'organizzazione dell'addio al nobilato ad appena 5 giorni dal matrimonio. Speriamo che Marina sia contenta del risultato. Ciao Ciccio! Ciao amore mio! Ciao ragazze! Chi è la sposa? Secondo te? Va bene, insomma, basta. Ma Roberto, secondo te dove è andato? Cosa ha fatto? L'importante è quello che stiamo facendo noi, sinceramente, non quello che fa lui. Può essere che, avendo preso una cosa del genere, il vestito mi capiti di un grande magazzino. Non mi piacciono né le mandorle né la cioccolata. Lo so, però proprio non lo mangio. Per me è a posto così. Per voi? La sposa si vede giù. Magari andiamo su un posto più decente, no? L'addio al nobilato non ha fatto impazzire Marina, ma almeno è costato poco, solo 250 euro. Ormai il budget è agli sgoccioli e il tempo stringe. Ho ancora 4,50. Andiamo in missione per prendere le scarpe per Marina. A casa. Il primo che mi dice che organizzare un matrimonio è facile, gli spacco la faccia. Mm-hmm.
Penso che vedendole rimanga veramente colpita. Con le scarpe non ho speso niente e sicuramente avrò risparmiato un qualcosa. Con questi 400 euro che mi avanzano vedo di fare un qualcosa di piacevole per tutti, per gli invitati, un qualcosa di effetto. Ho preso tutti questi occhiali, colpo di scena per gli invitati e adesso mi riposo, me la godo. E con questi 220 euro rimangono in cassa 260 euro. Il giorno prima delle nozze, Marina sta per scoprire l'abito che indosserà. Dobbiamo provare qualcosa? Certo. C'è qualcosa sotto il telo o è il telo? Devo provarlo perché... Ma te così come lo vedi? Grande. Beh, bella la scollatura dietro. Per non far vedere il tatuaggio. Giusto. Bene. Dopo 8 anni ho capito che il tatuaggio gli piace. Bene. Ascolta, lo provo allora. Posso provarlo? Entriamo in camerino. È stata un po' sorpresa, secondo me. È stata un po' sorpresa, esatto. Perché ti dico, secondo me era sicura che fosse sul corto. Come so? Come sto? Sto bene? Madonna. Sì? Come sto? Bene. Sì? Sì. Si slancia tantissimo. Che bello. Il bianco sfina? No, ma mi... No, è l'effetto che sì. Fa. Bello. Sì? Sì. Dietro? Benissimo. Posso guardarmi perché l'attesa mi uccide? No, beh, è un bel vestito comunque. È bellissimo. È un bel abito. Ti piace? Sì. Ma dietro? No, dietro... Non è troppo, no? No. Troppo... Bello, sì. La coda è un po' impegnativa per me. Cioè, tipo, non so, adesso provarne uno di corto, vedere se magari... Perché io devo andarmi a prendere un altro abito? Tu sei contenta, come ti vedi? Cioè, pensa nel allora, tempo. Allora, mi vedo bene, ok? Mi vedo bene, punto. Mi piace, è un abito diverso da quello che avrei scelto, ma è quello che cioè, piace a Roberto. C'è una cosa che lui ha fatto per me, basta. Sei felice? Sono sei... contenta, sì. Mi prendo 3 paia di scarpe e eventualmente una veletta. Scusami. Cioè... Non ha aggiunto niente, non ha preso le stole o cose... O la veletta, non so, adesso... Abito. Sei anche senza scarpe, amore. E signora, se mi dà le scarpe, allora dopo ci vediamo. Queste sono le scarpe che ha scelto Roberto per te, ma non le ha prese qua. Non le ha prese qua? Oddio. Non sono le mie scarpe di casa, queste qua. Queste qua sono le scarpe mie di casa. Per una volta che potevo non aspettare Natale per avere un paio di scarpe nuove e... Vabbè, dai. Ma quindi non ci sono più soldi? Cioè, o ci sono soldi ancora? No, scusa mamma, se sono avanzati si chiama. Pronto? Pronto, ciao Roberto, sono la Mara. Uè, ciao. Se ti sono avanzati dei soldini... Sì? Prendi un paio di scarpe e una stola. Va bene?
ok? Hai capito? Va bene. Ciao Roberto. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Sorriso. Sorriso. Sì. Adesso farò la verifica al centesimo di ciò che manca ed eventualmente prenderò queste scarpe e questa stola, ma non penso che basteranno i soldi per prendere entrambi. No, io sono molto preoccupato. Cosa farò? Ho anche speso 220 euro di occhiali ieri. Ho 268 euro per comprare un paio di scarpe e una stola. La vedo difficile. Domani mi sposo. Non è facile. A meno di 24 ore dal matrimonio, Roberto è nel panico. Sì, ma dove le trovi adesso le scarpe con 220 euro? L'impresa è disperata. Se ci fermiamo qua, andiamo di qua, andiamo di là, non concludiamo niente. E i problemi non finiscono qui. Stiamo aspettando, volevo sapere se arrivava qualcuno. Allora, non so, almeno capisco più niente. Vale, so. Riuscirà Marina ad arrivare all'altare? Cioè, a piedi no, quindi in qualche altro modo si andrà. A tra poco con Non ditelo alla sposa. Dopo tre settimane di fatica, Roberto è riuscito anche nell'ultima impresa. Ho preso due paia di scarpe. Spero che almeno una delle due gli piaccia. Finalmente è tutto pronto per il grande giorno. 11:30. E tutto va bene. Le priorità è scarpa con tacco. Un paio di scarpe nuove, sinceramente, sono sempre meglio di un paio di scarpe vecchie. Attendo con più impazienza l'eventuale truccatore o parrucchiere o quant'altro, piuttosto che l'abito, E infatti arriva l'abito. Mamma, ha lo strascico, se lo appendi si sporca. Puoi lasciarlo qua dentro, fammi un piacere. Allora, dammi. Come si procede? Cioè, se il parrucchiere viene a casa, se dobbiamo spostarci noi. Sì, ma io guarda che io sto qua fino a che non arriva qualcuno con la macchina, non c'è problema. Ma sei sicura che ti vengono a prendere? Magari si è dimenticato di mandarti la macchina. Ma non importa, vado io. Cioè, mi dicono dove andare, vado. Cioè, non è che io non ho le gambe. Telefoniamo Roberto. Via. Telefoni. Pronto? Roberto, sono la Daniela. Sì, ciao. È un quarto a mezzogiorno, volevo sapere se arrivava qualcuno, trucco parrucco. Come arrivava... Non so. Cioè, in pratica la Marina voleva sapere se arriva qualcuno a pettinarla. Dovete andare da Jean-Claude Beguin all'acconciatore della Marina solo. Va bene, però. Ciao. Ti aspettano in Corso del Popolo, dove andate di solito voi. Se pareva. Vamos. Sono terrorizzato perché sì, io gli ho detto che devono andare al parrucchiere, però io non sapevo l'orario, cioè non l'ho concordato l'orario. Io sui capelli ho delle mie idee, quindi se a me non piace il servizio che mi danno loro, gli dico di cambiarlo. Via. I preparativi procedono. Allora, diciamo, sì. Trucco, scarpe. E... chi, cosa e quando? Prima di tutto, il trucco. Trucco. Telefonato numero 2. Pronto? Roberto, ciao, sono sempre io. Sì, cosa dovete dirmi adesso? Volevo solo sapere se c'è qualcuno che viene a truccare o se la Marina deve fare da sola, perché... Si deve truccare da sola. Si deve truccare da sola, benissimo, grazie, ciao. Ok, ciao. Su sta roba qua ho preferito soprassedere perché se avessi trovato un qualcuno che le avesse fatto un trucco che non gli piaceva, si salvi chi può. Dopo un inizio non proprio dei migliori, per Roberto è arrivato il momento del riscatto. Troppo basso. Troppo chiuse. Troppo basse e troppo chiuse, basta, è andata per le altre.
Cioè io mi metto solo quelle, Cioè se no vado via scalza, sto qua finché non arrivano. Per fortuna le scarpe arrivano. Me le metto senza ciocca a sto punto, perché... Me le metto senza ciocca o con sì, la ciocca? No, senza. Ma il tempo è tiranno. È ora di vestirsi. Io non sono una persona che fa vedere grandi pianti alla Beautiful e quant'altro. Sicuramente quando vedrò Roberto comunque sarà un momento in cui mi emozionerò, sono sicura. Wow, bellissimo, stupendo. Mamma? Ok. Vediamo dove si va. Vado a sposarmi, pensa. Marina, accompagnata dallo zio, inizia la sua avventura. Tutta da scoprire. Da andare da qualche parte? C'ha piedi no, quindi in qualche altro modo si andrà. E chissà in che modo. Oddio, oddio. Oh no. Benissimo, allora monto. Baby, can't you see? I'm calling. È sposa fortunata, sposa incazzata. Buongiorno, è un po' di tempo che non ci vediamo. Salve, signor Fausto. Beh, se siamo a Jesolo e siamo venuti qua, mi sposerò in spiaggia, penso. È riuscito in qualche modo a portarmi qua a Jesolo... a ritagliare un piccolo pezzo di sabbia per noi. Finalmente è arrivato il momento, tanto agognato. Non vedo l'ora di vederla, perché sono emozionatissimo, sì. Just give me some candy. After my hunger, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Lei, signor Bozzonella Roberto. Intende di prendere per moglie la qui presente signora Stevanato Marina? Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Ero abbandonato a me stesso, cioè proprio... Io 20 giorni senza di te sono tornata alla solita stanza di me. Va bene. L'importante è che sei contento, stai bene? No, allora io sto bene. Ma poi mi sono arrivati un sacco di messaggi che ho scritto non parlo, non parlo, non parlo, non parlo, non parlo, non parlo, non parlo. Da chi? Bellissimo. Quelli sono i tavoli. Sono stupendi. Il nostro tavolo. Bellissimo. Non so cosa dire. Ho scelto bene? Sì, benissimo. Vuoi vedere il menù?
No, ma non prenderlo. Perché no? Perché l'ha messo bene. Lo rimetto dopo benissimo, ancora meglio di prima. Wow. Cos'è sta roba? Bellissima. Ma cos'è sta roba, Roby? Non so, amore. Vabbè. L'anguria non mi piace, che non mi piace zero. È l'unica cosa che proprio non mi piace, mi fa schifo. Tutto perfetto, preciso, mi fai quello e guarda, ti amo. Marina, anche lei, la vedo contenta, sì, le è piaciuto molto. L'ho capito dallo sguardo, da certi atteggiamenti, ho capito che gli è piaciuto. Anche perché se non gli fosse piaciuto avrebbe reagito in un'altra maniera, per cui ho capito che gli è piaciuto. L'idea di svegliarmi domani senza dover organizzare niente non mi spaventa, anzi. Comunque domani so che avrò tanto tempo da dedicare a lei. Ci ritorno alla routine. Il mio consiglio per chi volesse partecipare a un rito della sposa è: iniziate con le bomboniere. Oddio! Basta baci per stasera.